la sfilata più attesa di Roma Alta Moda con una leggenda vivente della moda italiana che è il 19 Mariotto. Oddio, leggenda, suona così male. Sono ancora vivo. Senti, allora, innanzitutto è una location straordinaria per una collezione particolare. La collezione nuvolata. Nuvolata. Devo dire sì, l'idea di abbinare ispirazione dell'alta moda, l'architettura, è qualcosa che ha emozionato molto tutti, perché è misurato. Con Giara Curti nella Nuvola di Fucca. Beh, è un'occasione importante, guarda, è la prima giornata che partecipa alla sfilata di Alta Roma. Questa sera c'è la mia, però un omaggio a Stefano, a Guglielmo e a Edoardo, mi faceva veramente piacere. Non si poteva non farlo. Sono senza parole perché credo che sia la più bella sfilata che Guglielmo abbia messo insieme negli ultimi forse 10 anni. Splendida la scelta anche della location, non per essere provinciale e aspirare sempre ad altro, ma sembrava di essere a Parigi, nel senso che l'alta moda ha bisogno anche di posti un po' eccezionali, di invenzioni, no? Per mettere in scena poi un grande spettacolo come quello che fanno loro. Perfetto, ascolta, tu che sei una cara amica di 19 Mariotto, dici la tua emozione vera indipendentemente dalla sfilata. Sono veramente rimasta sorpresa da questo da questo gesto di immensa creatività che lui ha tirato fuori, essendo uno creativo, inventivo. Lui è anche, oltre ad essere una persona appassionata, è anche un innovatore. Credo che questa sfilata rappresenti il suo momento emozionale di oggi. Invece di Gattinoni. È uno di quei pezzi di storia della moda italiana che continuerà ad essere anche il futuro della moda italiana, e non sono tantissimi che possono dire una frase di questo genere su una donna come possono farlo. Questo è vero. Il mondo del cinema è qui oggi riunito per inneggiare il successo e la vittoria di Giacomo Mariotto. Assolutamente sì, tra l'altro io nella scorsa stagione del Medico in Famiglia interpretavo una sarta che copiava i modelli Gattinoni, la Quartaria, e quindi sono felice di essere stata qua oggi e questa meravigliosa sfida. Come descriveresti con un'emozione tutto questo? Beh, le nuvole era il tema, quindi la leggerezza, ce n'è tanto bisogno, però la bellezza delle forme che cambiano in una cornice molto suggestiva, e quindi un'emozione. Sfilare no, sfilare è un momento sacro per chi fa moda ed è un momento sacro per chi ci lavora 12 mesi dell'anno producendo idee e cercando di concretizzarle. Quindi faremo un po' di turismo d'alta moda. Ci hai regalato comunque dei momenti veramente eccezionali.